Un ringraziamento di cuore al CAI centrale e al presidente regionale Amedeo Parente che hanno fortemente voluto questo evento ad Amatrice, superando diverse difficoltà logistiche. Sarebbe stato molto più semplice farlo nella capitale romana. Nella rivista sociale Montagne 360 di settembre, nonostante le molteplici giornate che il Club Alpino Italiano ha voluto dedicare all'evento ASVIS, viene citata la città di Amatrice quale luogo di presentazione del sentiero Italia CAI, segno evidente e palpabile della vicinanza della sede centrale, fucina di solidarietà e amicizia. L'amore e la dedizione al mio territorio sono stati il carburante che mi ha guidato nella conduzione di questo triennio come presidente del Club Alpino Italiano di Amatrice. Tra le molte iniziative volte a far conoscere e apprezzare la nostra terra a chi veniva a farci visita, non posso non menzionare il sentiero Italia CAI e la Casa della Montagna. Due grandi amici hanno lavorato duramente per permettere la realizzazione di questi sogni nel nostro territorio. Fortunato Demofonte, che si è occupato del sentiero Italia CAI nella nostra zona, adoperandosi a 360 gradi per la sua riuscita, e Paolo Demofonte, che l'ha supportato collaborando alla progettazione della Casa della Montagna, punto tappa del sentiero Italia CAI e, mi auguro, in futuro, punto di ritrovo per tutti gli amanti della montagna che approderanno ad Amatrice. Se sui monti della Laga è stato possibile tracciare e mappare più di 300 km di sentieri, questo lo si deve sicuramente al vigore e alla costanza di Pino Bacicalupo, nonché alla collaborazione del figlio Davide e di Italo Rosa, a noi amatriciani conosciuto meglio come Chiappotti. Ho avuto ancora una volta conferma che nulla può una persona da sola. Nulla può una persona da sola, se non ha accanto amici che uniscono le forze per realizzare sogni comuni, affrontando insieme le avversità e supportandosi a vicenda quando i progetti sembrano non prendere la piega sperata. Noi insieme, così come ci insegna l'associazione alla quale ci siamo tesserati, come una cordata ci siamo appoggiati gli uni agli altri e abbiamo fatto del nostro meglio per arrivare ai risultati preposti. Non potrò mai ringraziare abbastanza la mia squadra di amici per aver permesso che in questi 3 anni si realizzassero così tanti sogni. Il sentiero Italia CAI ad Amatrice prevede 2 tappe, da Torrita ad Amatrice e da Amatrice ad Accumoli, passando per dei territori devastati dal sisma, ma che stanno provando a rinascere in un modo nuovo, grazie anche al turismo lento, al continuo passaggio di persone, soci e non, che percorrendo i nostri sentieri possono apprezzarne la bellezza, accolti da uomini e donne desiderosi di ricevere un sorriso sincero. Grazie, caro Vincenzo, per la tua splendida idea su Ripartiamo dai sentieri. Nell'ultimo editoriale hai citato Paul Elouard con un profondo pensiero: non verremo alla meta uno ad uno, ma a due, se ci conosceremo a due, noi ci conosceremo tutti. Noi ci ameremo tutti e i figli un giorno rideranno della leggenda nera dove un uomo lacrima in solitudine. Andare in montagna e tornare a casa, questa frase di John Muir è a mio parere l'emblea del significato del sentiero Italia CAI, soprattutto qui ad Amatrice. Voi che camminate in lungo e in largo per le montagne italiane, in ogni luogo non sarete mai più vicini a casa vostra se non in montagna, perché l'Italia tutta è la nostra patria che ci accoglie sulle sue cime. Qui ad Amatrice, dove molti di noi hanno perso la casa, calpestare il sentiero erboso oppure ascoltare il dolce suono delle cascate riscalda il nostro cuore,
facendoci sentire nuovamente a casa nostra. Il mio augurio per tutti coloro che vorranno attraversare lo stivale lungo il sentiero Italia CAI, passando per Amatrice, è quello di ritrovarsi e sentirsi parte di quella che è la loro casa naturale e magari potersi poi riposare tra le mura della casa della montagna. Grazie a tutti voi, latori di sorrisi, ad Maiora.